Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 925esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, slittando, partiamo subito verso Kirkenes, dove prenderemo il... Guardate quanto slitta. Dove prenderemo il traghetto per le isole Svalbard. E gireremo un po' anche là. Comunque ho notato l'altro giorno, mi sono fermato qui, questa strada è percorribile, dove c'è la frontiera praticamente tra Norvegia e Finlandia, porta là e niente, c'era una roba che dovevo dirvi, ho detto vi dico questo ma mi sono già dimenticato. Vabbè. Oggi non ci metterei la mano sul fuoco, ma dovremmo arrivarci a Kirkenes abbastanza bene. Cioè, scusate, a Kirkenes sì. A... dove dobbiamo andare? Qua, a Longyearbyen. O come si chiama? Non ci metto la mano sul fuoco, ma dovremmo arrivarci abbastanza tranquilli. Sono pochi chilometri relativamente. Poi vabbè, ce n'è 3 milioni perché c'è da fare tanta navigazione, diciamo. Però di strada sono pochi. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Dovremmo anche arrivarci entro oggi che è lunedì. Museum, però non c'è musei di là. O li faranno o non lo so. Comunque penso che adesso gireremo un po' qui. Andremo appunto dove dobbiamo andare adesso, a Longyearbyen, come si chiama. E giriamo magari un pochino il paese oggi nella puntata, magari domani, e poi magari cambiare camion, dato che vorrei andare nel Regno Unito. E poi ho detto che avrei fatto un'unica tratta per andare anche in Islanda, ma ho cambiato idea, la divideremo tra questa volta qui, abbiamo fatto Capo Nord e diciamo no, tutte zone nordiche. Prossima volta faremo Islanda, quindi la gireremo probabilmente molto di più di quanto volevo girarla io, perché avendo più tempo, non che abbiamo poco tempo, però cioè prendiamo calma e riprendiamo 99 su 100 questo camion, penso, dato che mi piace molto. E niente, quindi lo teniamo da conto un attimo questo, cioè non lo diamo agli autisti, perché almeno me lo ritrovo bene come lo lascio, senza nessun problema di gasolio, chilometri. Io lo lascio, lo ritrovo come me lo lascio almeno. E qua mi sembra che cominciassero a finire le strade belle. Sto rallentando un po' troppo. Tra poco, perché mi sembrava di ricordare che l'aeroporto fosse un po' all'inizio delle strade belle. Penso saranno quasi finite. Non penso che arrivino fino a Kirkenes. Tanto mi servirebbe un fazzoletto e vedere se c'è. No, sai, non c'è nessuno qui dietro. Quindi rallentiamo un pochettino. Ok, datemi un secondo, ragazzi, stanno subito. Ok, eccomi tornato. Ho tolto il freno motore, ho fatto due parti perché sennò mi si fermava il camion. E niente. Non cambiare. Sarebbe gradito evitarla cambiata, dato che non è al massimo. Non vedo nessuno lì dietro, dietro lo specchio, non c'è nessuno perché sennò l'avrei già visti, quindi possiamo tagliare la curva. Però dietro di me corrono peggio, vedete? Dietro di me corrono peggio di me, cioè mi sono appiccicati i pullman. Perché io non vado piano. Assolutamente. Oh, vabbè.
volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo più. Eh sì, adesso siamo anche 41,3, sì, più o meno questo è quello che beve il cane. Perché adesso siamo, cioè io da là in fondo dal ponte che sono pedale in fondo, cioè acceleratore in fondo. E comunque qua si consuma veramente tanto, quindi non ci sta che sia 41,3 se non sale di più. E non è neanche, non è male assolutamente. Potrebbe esserci molto di peggio. E comunque stiamo andando, è un R580, adesso siamo 86. Va bene. Ah, ecco cos'è che volevo dirti. Sto provando a cambiare un pochino di cose per far venire il video un pochino più bello. Tenere magari un pochino una qualità più alta, ovvero abbassare a 720p la qualità ma evitare che sgrani. Quindi tenere una qualità più alta a 720. E mi direte voi, vabbè lo guarderò anch'io, ma mi direte anche voi cosa ne pensate. Se vi sembrava meglio prima o come saranno poi, come è questo. Questo non lo so, perché lo sto facendo in questo esatto momento, cioè l'ho fatto ieri, oggi lo sto guardando perché quando registri di output è un conto. Poi lo renderizzi e cambia, poi lo carichi su YouTube e cambia ancora, quindi è un po' difficile riuscirsi a capire sul com'è il video finché non esce su YouTube. Perché lo sapete che i marciapiedi spesso hanno il collino un po' sbagliato. Non vuole fare frutto in realtà. Se non vuoi farlo. Guardate che bello che tipo qua si scende, c'è la nave là. Automatico già delle volte veramente fa di uno schifo. Tipo li ho frenato, ma scalato, ma boom! È stato fermo, acceleravo ed era fermo. Non lo so. Allora, l'ultima volta che sono venuto qui era tanto tempo fa, quindi non so. Ah, dove devo andare? Cioè, probabilmente devo andare di lì, però voglio andare in officina, aggiustarmi il camion. Così poi ce l'ho, a parte che è un 1% che sono i danni, diciamo, di manutenzione, cioè non sono danni, è manutenzione. Quando è 1%, infatti, se noterete ci sarà solo, no, beh, c'è un po' di tutto. Di solito è ruote e motore, trasmissione, telaio o comunque qualcosa. Non è sempre la cabina, quasi mai, perché sono di succede? Perché lo mettono, però non sono danni veri e propri. Questi non capiscono cosa devono fare. Io spero di perdere dentro. Sì, occhio e croce. Ah, beh, hanno fatto anche l'incidente. Oltre a non sapere dove dover andare, hanno fatto anche l'incidente. Sì, ma tu se la prendi così. Beh, strano che non ci ho chiesto conto un'altra volta. Bella sta BMW qua. Devono andare di qua 3,5 metri. Ero fiducioso che si apriva la sbarra, non l'ho fatto di proposito. Cioè, sapevo che sarebbe aperto. Ok, qui siamo tutti fermi ad aspettare. Io faccio il più bello che passa e va. Ehi, cos'è successo? Sono saltati. Beh, sono parcheggiati uno contro l'altro praticamente. Io vado, eh. Io vado.
aperta la mia. Ma che figata, questa è mia nuova. Che le macchine vengono davvero sulla... sul traghetto. Io direi che bisogna alzare il più possibile perché... guardate che no. Raa! Però noi non ci possiamo fare niente. Non è studiata proprio bene questa cosa. Ok, andiamo a Kirk. Ah, ancora. A Longyearbyen. Probabilmente si pronuncia Longyearbyen o un affare del genere. Ma io non lo so. Quindi lo pronuncio come si legge. 11 minuti di video. Più o meno farò 20 minuti. Come gli altri. Allora, ho fatto tipo 45 ore di traversata. Quindi non dovrei avere problemi di pausa. Qui non ci sono i grossi. Molto bello. Mi ricordavo che c'era la neve qua. Forse l'hanno cambiata essendo promossa versione estiva barra autunnale. Ricordavo forse un pelo diverso. No, no, allora, mi piacerebbe andare a visitare un po'. Ma prima di tutto andare qua. Beh, no. Prima di tutto andare a scaricare. Perché poi magari il nostro lavoro che andremo a prendere ci porta in uno di quei posti, quindi è un po' inutile. Ok, ho subito sbagliato strada. Porca. Veniamo qui, facciamo gasolio. Dai, abbiamo trovato la scusa. Che suppongo costi una fucilata in sto posto qua il gasolio. Tipo 20 euro al litro. 69, capisco. Come sono targati quei veicoli? Avranno una targa speciale strana loro. Sì. Perché la polizia mi sembrava tipo norvegese quei modelli lì. Pietra unica, se lo vedrà, quindi si può anche fare. Pericolo motoslitte. Cartelli che in Italia non vedremo mai. Cioè, non lo so, poi magari esistono anche. Non so. Allora, io devo andare qua a sinistra. In questa parte qui c'era già, ma era solo tipo piccoli, c'era. Mi ricordo. Questi affari qua. Senza, mi sembra, anche l'officina, o comunque poco bene, era tipo così, col garage forse basta. E poi si poteva andare in questa cava qua. Tipo c'era un'unica strada che faceva così e andava qua. Tutto questo paesino non c'era, né di qua né di qua. Sono tutto nuovo. Per questo voglio esplorarli, questi posti qua sono fatti molto bene, sono curioso infatti, ma non ho di aria. Dovevo passarli dentro, uguale io passo di fuori. Posso passare, qui dentro, quindi faccio vedere anche nuove stradine a denti. È la stessa cosa, si può entrare anche dopo. Diamo una precedenza a nessuno, perché in queste strade non ci passa nessuno. Salve signora. Un momento, gli sbattevo il frigo in faccia. Un bel frigo sul muso, che non lo va, se vedete è un po' inutile. Cioè abbiamo perso un sacco di tempo a fare queste due svolte. Ne arrivavamo di lì, facevamo sicuramente prima. Però è bello che si passa dentro un paesino.
scaricare questi pesci. Sì. Speriamo che non ci sia qualcosa di ingombrante. Io mi chiamo sempre. Vabbè, non è così gigante, però. Sì, però mi viene un po'. Forse nel mio. Ma per una cosa normale sarebbe stato più easy. Poco ma sicuro. Massa sterzante che ogni volta mi frega. Ok, scarichiamo. Dobbiamo spegnere. Mostrare i risultati. Vabbè, non abbiamo preso di lavori dei soldi. Perché devo guardare il motivo. What? No, 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 aspetta. Voglio prenderli da qua. Sinceramente a me non mi va. Cioè, mi andrebbe di far poco a strada. Tipo anche questo sarebbe oro. Ica, dov'è sta Ica? Dalla Polaris Lines alla Ica o dalla Polaris Lines alla Ica? Dove sono queste due aziende? Ma me ne faccio a sé. Allora io voglio andare. Qua la conosco già, quindi voglio andare. Facciamo a Nord Calc adesso. Andiamo a Nord Calc e giriamo qui. Qui in teoria è tipo un sottopasso, non so per dove, ma credo sia un sottopasso, vedremo. Guida, sì. Magari mettiamo una marcia. Alziamo i carrelli. E via. Cartello, ero impegnato a guardare la strada sul navigatore. Al navigatore, chiediamo scusa. Quanto si salta qua? Sono sulla strada, se no. Ho dovuto fare questo giro così esplodo. Esploro anche questa strada. Mi vedete un po' bruttina, però. L'officina forse c'era, perché mi sembra che si poteva salirla in cima. Qua che non c'era, forse. Qua c'è proprio niente come traffico. Questo deve essere nuovo, credo. Sì, sono abbastanza sicuro che sia nuovo. Sì, è nuovo. Non me la ricordo io una cosa del genere qua. Due tipi di asfalto per quale motivo? Per quale motivo? Potevo passare. Cos'è? Tutta zona 30? Sì, si vede. Vanno tutti pian pianetto, noi siamo gli unici che facciamo gli illegali. Ma qua ci passiamo dopo, dai. Grande cambio. Mi è cambiato due marce e me ne scalate altre due. Se forse qui il bello non ce n'è più di tanto bello da vedere. È solo un po' strano girare questi posti qua perché sono tipo in mezzo al nulla. Ah, qua ci sono i 50. Solo le dà un fastidio. Così ne dà meno. Ne dà di meno. Lascia un aereo. Piano. Vabbè, ok, qua c'è un'azienda. E abbiamo capito. Voglio andare qua. Tipo. E poi andiamo da qualche altra parte. Ah no, beh, qua non c'è traffico. Chi l'aveva vista la macchina?
polizia. In teoria non c'è traffico, il cavolo, c'è la macchina della polizia, ma mi ti do tempo no. Ah no, ok, non c'è niente. Si gira e si torna indietro, credo, un parchino. Allora dopo io voglio andare qua. Ci sono due tipo cose per aggiustarsi, ma devo ficcine qua. Non c'è niente, non c'è. Arrivi qua, c'è l'aeroporto lì. Qui. Ma questo è un aeroporto, ui, buono sapersi. E si torna indietro. Allora ragazzi, io mi fermo qua, che per oggi abbiamo concluso. Nella puntata di domani faremo i turisti. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto, ciao a tutti.